Ben trovati al TG Web di Radio Velluto Senigallia, oggi giovedì 28 di novembre. Il calciatore del Bologna, Michele Pazienza, accostato ad un presunto giro di ballerino in squillo, denuncia l'assoluta falsità e infondatezza delle notizie apparse su alcuni giornali e siti web che sono tese ad attribuire al giocatore comportamenti di dubbia moralità. Pazienza lo fa attraverso il suo legale, l'avvocato Matteo Murgo, in riferimento alle notizie, agli articoli che accostano Pazienza ed altri giocatori di Serie A, tra cui Quagliarella, Pepe, Insigne e Verratti, ad un nightclub di Senigallia con presunti festini a luci rosse. Ha cercato di togliersi la vita impiccandosi nella rimessa vicino alla propria abitazione un cinquantenne di Corinaldo. L'uomo da tempo soffrirebbe di depressione, è uscito di casa dirigendosi verso la rimessa. La moglie lo ha seguito e lo ha trovato con una corda al collo, ancora vivo. Immediatamente ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Forti raffiche di vento e pioggia ad intermittenza lungo la costa senigalliese. Nell'entroterra il ciclone Attila ha portato la prima neve. Imbiancati, Belvedere Ostrense, Ostra Vetere, Corinaldo Serra dei Conti e Arcevia. La circolazione stradale ha cominciato ad essere critica, libere comunque le principali arterie stradali della provinciale arceviese e della corinaldese. Il Comitato Marche per Civati comunica che Senigallia è stata scelta tra le 10 città in Italia per sperimentare le giornate di porta a porta, secondo tecniche già utilizzate negli Stati Uniti per la campagna elettorale di Barack Obama. Si inizierà sabato 30 novembre dalle 10 alle 12 e poi dalle 15 alle 17. Il porta a porta è un'attività che porta con sé un messaggio, il messaggio di un modo diverso di fare politica, tornando al contatto con la gente, mettendo al centro quindi le relazioni personali. Anche a Senigallia ora si può imparare l'arabo, le basi della lingua e cultura araba con le lezioni di un insegnante madrelingua araba presso il centro interculturale Le Rondini. In quanti paesi è parlato l'arabo? E ci sono 22 paesi che parlano l'arabo. Ogni uno che impara l'arabo viene un paese che può parlare con tutti. 22 paesi che parlano l'arabo, e l'arabo per cui è una lingua importante. L'arabo l'unica lingua che scrive a destra e a sinistra, come si pronuncia, ci sono 28 alfabeti di arabo. Nam Belbaj, ricordiamo che il corso di arabo è il primo che viene attuato a Senigallia ed è nel centro interculturale Le Rondini, piazza del mercato, piazza Garibaldi, e potete trovare delle informazioni nel blog del centro interculturale Le Rondini. E poi che ricordo Ana Akum Tilmid, che io sono un allievo. Consiglio comunale a Corinaldo. L'amministrazione ha fissato la sessione per venerdì sera 29 novembre a partire dalle 21. All'ordine del giorno l'assestamento del bilancio di previsione 2013, controllo di gestione, l'assestamento generale. Poi la discussione dell'acquisizione a titolo gratuito della quota di partecipazione del consorzio intercomunale Valesina Misa della società CIR 33 Servizi SRL e poi l'adesione al CEV, ovvero il Consorzio Energia Veneto. Passiamo ora agli avvenimenti, in previsione anche delle festività natalizie, i colori e la fantasia delle tavole del Natale, nella mostra organizzata dalla Croce Rossa Italiana all'Expo Ex nei giardini della Rocca Roveresca, aperta dalle 9.30 fino alle 19.30, dal 29 di novembre fino al 1 dicembre. La mostra offre il meglio di quanto i commercianti di Senigallia sanno creare per allestire le tavole di tutti i generi, dalle più belle e farzose, ma anche a quelle più semplici e sobrie. Sabato 30 novembre si svolgerà la 17ª giornata della colletta alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Ollus. 9.000 supermercati, poi ci saranno i volontari ovviamente che vi inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno poi distribuiti alle strutture caritative. Bene, è davvero tutto, io vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Web di Senigallia. Buona serata.